Qui possiamo vedere due tipi di protesi totali di ginocchio, quindi la protesi classica per un'artrosi di tipo tricompartimentale. Come vedete, la protesi di ginocchio è composta da una componente femorale che va a rivestire il femore distalmente, una componente tibiale che va a rivestire la tibia e un inserto in polietilene che ne consente lo scorrimento. Vista da di lato potete vedere che la protesi di ginocchio è una protesi definita di rivestimento. All'interno della protesi di ginocchio è presente l'osso nativo della persona, sia solo un rivestimento che ha lo scopo di ripristinare la forma originaria dell'articolazione e ristabilire lo spessore eliminato dall'artrosi, dal consumo della cartilagine. Questo particolare modello è definito di tipo CR poiché si ha il mantenimento del crociato posteriore di ginocchio, che ha una funzione stabilizzante in estensione e soprattutto di propriocezione, ovvero di sensazione di articolazione come la propria. In questo caso, inoltre, siamo di fronte a un impianto di tipo anallergico, rivestito cioè di un materiale, di una lega metallica anallergica. Questo è un altro tipo di protesi di ginocchio, analogo a quello. In questo caso però si tratta di un impianto di tipo PS postero stabilizzato. Al suo interno possiamo vedere un post e una camma, in termine tecnico, che vanno a vicariare l'azione del legamento crociato posteriore che viene tolto. Sono delle protesi che si utilizzano in diversi tipi di scenari intraoperatori. Come potete vedere però la struttura della protesi è del tutto analoga. Abbiamo un piattino metallico, un rivestimento in polietilene e uno scudo, si chiama femorale. I legamenti collaterali vengono sempre conservati per dare stabilità in vario valgo al nostro impianto.